avere come assessore. Questo significa che questa sinergia... La campagna elettorale apre la campagna acquisti. A Sarno il centrodestra aggiunge un nuovo elemento alla sua squadra. Il consigliere comunale Renzo Bacarelli ha aderito alla coalizione che amministra la città, eletto nelle fila del centrosinistra, dichiaratosi poi indipendente negli ultimi 2 anni e vera spina nel fianco dell'amministrazione Mancusi, da oggi fa parte della maggioranza che ne garantisce l'appoggio politico. Questa mattina la notizia è stata ufficializzata durante una conferenza stampa nel municipio della città. A patrocinarne l'ufficialità c'era anche il parlamentare di riferimento Edmondo Cirielli, oltre ad esponenti locali del partito. E io, poiché sono sempre il deputato eletto nel collegio di Nocera Inferiore Sarno, anche se i collegi sono stati abrogati, ma sono entrato in Parlamento grazie a questa città, ovviamente ci tenevo a essere presente all'occasione di un allargamento del nostro movimento politico. Il PDL è un grande contenitore che cerca ancora di definire bene il suo campo, ma l'idea che ci sia ancora una forte attrattività di persone che scelgono di aderire al nostro progetto, che è il progetto della Casa dei Moderati, dei Popolari per l'Europa, mi sembra una cosa assolutamente positiva che merita una mia presenza. E peraltro, da quando non ho più ruolo di Presidente della Provincia, mi sento anche più legittimato a svolgere un'azione politica sul territorio che invece prima giustamente mi era inibita dal mio ruolo amministrativo. Guardare al futuro, alle prossime elezioni amministrative, ad una politica senza sigle, con una maggiore partecipazione dei cittadini e con la meritocrazia che deve diventare strumento di forza per la formazione della nuova classe dirigente. Indubbiamente Bacarelli non sembra aver scelto un buon momento per aderire ad un centrodestra che a livello nazionale non sembra godere di buona salute. Guardi, io le posso dire, dopo una domanda fatta da lei in una maniera anche più che altro provocatoria, è che la politica non smette mai di fare campagne acquisti. Detto questo, io non credo nemmeno ormai nei simboli e nei colori partitici, non solo a livello locale ma a livello nazionale. È arrivato il momento di dire basta. Io lo dico da Sarno, ma mi auguro che la risonanza possa arrivare anche a livello nazionale. Oggi bisogna puntare sulla qualità di uomini e donne, ma non di sigle partitiche. E bisogna anche smetterla di chiudersi nelle stanze dei bottoni e spartirsi il proprio territorio. Io sono qui per iniziare un ragionamento con il governo di qualità, di iniziare a formare una squadra che ci proietta a livello futuristico mi auguro nella prossima primavera o al massimo nel 2014, di una squadra credibile che possa governare il nostro paese. Ormai è noto a tutti, non c'è un partito sano, né di destra e né di sinistra. Quindi è arrivato il momento, da Sarno in poi, ecco, che si inizia a fare un ragionamento di qualità. Potete ammirare che Bacarelli, in un momento di difficoltà, e non possiamo nascondere il centrodestra, decide di entrare al centrodestra. Beh, diciamo che è un momento difficile per la politica, perché mi sembra che anche il PD navighi in cattive acque. Alle elezioni siciliane il PD ha vinto con il 30% in coalizione con l'UDC che ha preso il 10%, quindi il PD con tutte le sue liste ha raccolto il 20%, il PDL solo con la destra è arrivato oltre il 25%, quindi le difficoltà sono dettate anche da sondaggi che sono taroccati. La verità è che poi c'è sicuramente uno scontento del popolo del centrodestra, perché stiamo dando questo appoggio esterno al governo Monti, che è un atto che io comprendo dovuto per il momento straordinario, ma è certamente contrario ai nostri principi, per cui